Emergono nuovi dettagli sul ruolo di Najim Lakhrawi negli attentati di Bruxelles e di Parigi. L'uomo che si è fatto esplodere all'aeroporto della capitale belga, che finora era considerato semplicemente l'artificiere del comando, era ricercato dal marzo 2014 perché appartenente a un gruppo fondamentalista di matrice islamica. Secondo gli inquirenti, Lakhrawi, che nel 2013 era partito per la Siria, reclutava giovani per il sedicente Stato islamico. In conferenza stampa, suo fratello, atleta della nazionale belga di taekwondo, lo ricorda così. Era un ragazzo gentile e soprattutto intelligente. Tutto qua, ecco come lo ricorderò. Dopo gli attacchi di Parigi la nostra casa è stata perquisita, nient'altro, è finita, cerco di voltare pagina. Non ho bisogno di capire, quel che è fatto è fatto. A 3 giorni dagli attacchi terroristici di Bruxelles il riconoscimento delle 32 vittime prosegue lentamente. Finora solo 4 morti sono stati identificati. Il bilancio potrebbe comunque appesantirsi. Dei 300 feriti almeno 61 sarebbero in gravissime condizioni.